Ringraziamo l'Ordine per questa, e l'ENPAM per questa bellissima manifestazione nel nostro quartiere. È un'iniziativa molto interessante, molto importante, che va ad incontrare quelle che sono le esigenze del territorio. Sappiamo tutti, voglio dire, le condizioni che stiamo vivendo con la sanità, e ringraziamo veramente tanto per queste iniziative, questa iniziativa, l'Ordine, il Presidente, il Vicepresidente dell'Ordine e l'ENPAM. No, siamo noi che dobbiamo ringraziare io per Benevento. L'ho già fatto pubblicamente l'altro ieri quando abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione dell'evento regionale. C'era il sindaco, c'era il presidente nazionale dell'ENPAM, c'erano i presidenti di tutti gli ordini. E ho ringraziato sia Don Nicola sia io per Benevento per la disponibilità. E poi ho detto che la nostra è stata una scelta non casuale venire qui a Piazza San Domenico, San Modesto. Noi abbiamo fatto negli altri anni, l'evento abbiamo fatto a Piazza Castello, che può essere considerata la piazza bella della città. Invece noi riteniamo che la piazza vera, il cuore pulsante di Benevento sia questa zona, sia, e Piazza San Modesto è proprio una rappresentazione. Ed ecco perché appena abbiamo proposto sia Don Nicola di Blasio sia io per Benevento hanno accettato subito questa nostra proposta e hanno aderito con entusiasmo, fin troppo perché si mandano messaggi tutte le mattine. Io non rispondo mai ai WhatsApp perché per una mia abitudine, solo stamattina ho risposto. E poi c'è stata veramente una bellissima partecipazione da parte della cittadinanza. Fino ad ora abbiamo fatto 2 ore che abbiamo iniziato, già 100 persone si sono sottoposte a visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi. E poi è una festa, ci sono stati ragazzi che hanno fatto la manifestazione con le acri dimostrativa di karate, nel pomeriggio verranno anche altri ragazzi, poi c'è la Coldiretti che ha fatto degli stand per l'educazione alimentare. Devo dire, ci sta molto supporto da parte della Croce Rossa che sta mantenendo uno stand per i bambini, la Misericordia che ha montato le tende, e poi ci sono i colleghi infermieri che stanno dando il loro contributo. Quindi veramente una manifestazione molto molto bella. E devo dire la verità che già sono venuti quelli del mio quartiere. Quelli dei cappuccini dicendo: ma perché l'anno prossimo questa cosa? Voi l'ordine lo tenete vicino ai cappuccini, lei presidente abita nel quartiere nostro, viene a fare questa cosa qua. Dico, vabbè, l'anno prossimo se ne potrà parlare, ora vediamo. Però veramente grazie, grazie a voi tutti. Buongiorno a tutti, siamo qui questa mattina a Piazza San Modesto, nel cuore del Rione Libertà di Benevento, dove quest'anno abbiamo deciso con convinzione e determinazione di spostare questa manifestazione dalla cartolina della città, Piazza Castello, in un rione popolare. Quindi voglio dire, la scelta ci è stata premiata, perché comunque l'affluenza già in mattinata abbiamo superato le 100 visite, quindi non ci aspettavamo una partecipazione così importante. Naturalmente questa iniziativa, oltre all'obiettivo della prevenzione vera e propria, e quindi delle visite mediche, in questo caso stamattina anche dell'elettrocardiogramma, eccetera, eccetera, hanno importanza anche sull'aspetto, voglio dire, del rapporto medico-paziente, recuperare un po' e accorciare le distanze tra quella che è la classe medica e il cittadino comune, per cui è il motivo che siamo voluti scendere in piazza. Piazza della Salute, questo progetto proposto dall'ENPAM nazionale, ma che noi già autonomamente facevamo dal 2016, ha un doppio obiettivo: sicuramente la prevenzione, che è alla base di una buona salute, ma anche stringere sempre più il rapporto medico-paziente, arrivare ad una vera e propria sinergia, ad una vera e propria alleanza terapeutica medico-paziente, per poter combattere meglio appunto le malattie che oggi affliggono la nostra società. Per cui veramente siamo contenti della risposta, e questo è anche uno stimolo per un impegno sempre maggiore, perché dietro a tutto questo vi posso assicurare che c'è un grosso lavoro. Quindi, anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile la nostra idea, perché poi un conto è pensarle le cose, un conto riuscire a realizzarle. Quindi il mio profondo ringraziamento va innanzitutto a tutti gli operatori dell'Ordine dei Medici, quindi alla nostra segreteria, la signora Anna, la signora Sonia, al presidente, a tutto il consiglio, e poi a tutti quelli che oggi hanno collaborato, hanno voluto collaborare con noi, a partire dalla Misericordia che ha messo a disposizione le tende strutture, i gazebo,
l'ambulanza, la Croce Rossa, che ci ha dato appunto l'assistenza sanitaria, un gruppo che cura le attività dei bambini. Ringraziamo la US Acli, che ha fatto anche delle manifestazioni di attività ginniche proprio tenute da alcuni gruppi sportivi sempre in giovane età di bambini. Quindi veramente siamo contenti di essere qui. La Coldiretti, che ha preparato questo villaggio dove c'è proprio come dire, la raccolta e la messa in esposizione dei prodotti tipici delle nostre terre, perché la dieta mediterranea è sempre appunto la dieta più importante da suggerire ai nostri pazienti. Quindi, siamo contenti che la manifestazione è riuscita e siamo contenti che Benevento, Rione Libertà, Piazza San Modesto abbiano dato il loro grandissimo contributo.